Buongiorno a tutti, abbiamo visto la, la finale della, della profezia precedente, della pericope precedente, dove il, il popolo è messo davanti a un, a un bivio: se sarete docili, ascolterete mangerete i frutti della terra, ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada. Perché la bocca del Signore ha parlato. Ecco, è un'ultima un possibilità che Dio dà al suo popolo, e però c'è anche una specie di, di minaccia. Ecco, Dio fa, fa balenare la prospettiva di un castigo. E. Nella pericope di oggi eh, si parla ancora del, del peccato di Gerusalemme e della Giudea. Ecco, dice al primo versetto della nostra pericope: come mai è diventata una prostituta la città fedele? Era piena di diritto, la giustizia vi dimorava, ora invece è piena di assassini. Il tuo argento è diventato scoria, il tuo vino migliore è diluito con l'acqua. I tuoi capi sono ribelli e complici di ladri, tutti sono bramosi di regali, ricercano tangenti, non rendono giustizia all'orfano e la causa della vedova fino a loro non giunge. Ecco, questa è la diciamo così l'immagine di come era diventato il popolo. E guardate che eh, dice come mai è diventata una prostituta la città fedele, ecco perché la, la tribù di Giuda era quella che aveva mantenuto il monoteismo l'ortodossia religiosa mentre come sappiamo dalla storia biblica le altre tribù le dieci tribù del nord si erano eh, abbandonate all'idolatria e il profeta chiama la città fedele cioè gerusalemme una ora è una prostituta ecco ma mh, in che senso eh, la chiama la prostituta Ecco, non è tanto il peccato di origine sessuale, la eh, prostituta, eh, la prostituzione nel, nei, nei testi profeci, profetici specialmente, indica l'apostasia, ecco perché la città fedele è destinata a essere sposa di Dio. Eh, tuo sposo e il tuo creatore, dice Isaia, un po' più avanti. Ecco, quindi eh, dal punto di vista di Dio c'è il desiderio di elevare quanto a dignità ecco, il popolo fedele, i suoi adoratori, i suoi fedeli. Che, però, eh, questa elevazione di dignità ha una, una doppia faccia. Ecco, da una parte può essere, arrivare a essere la sposa di Dio, eh, dall'altra ecco, può essere eh, considerata come una prostituta quando abbandona Dio e quando si dà alla, al culto degli idoli. Ecco, questa è la chiamata la prostituzione. Eh, nel, nei testi profetici, non si tratta di i peccati, li ha già elencati, ecco, non parla di peccati di, di origine sessuale, la prostituta è quella che è di, di, destinata a diventare sposa, ma si prostituisce eh, e perde la sua dignità. E lo dice anche subito dopo, era piena di diritto, la giustizia vi dimorava ora invece è piena di assassini. Ecco, poi ehm, c'è una metafora al versetto 22 eh, che indica eh, con, in metafora il profeta le qualità di, di questa città fedele, come era fedele al principio. Eh, era come una donna ricca il cui argento è diventato scoria, eh, il suo vino migliore è diluito con acqua. Ecco. Eh, questa metafora indica le proprietà positive ecco, della fedeltà e del vero culto a Dio, eh, che quando però si perverte il culto a Dio, eh, l'argento diventa scoria. E il vino migliore eh, si viene diluito con acqua e un vino, si diventa un vino, un vino scadente. E poi compi, com, continua ehm, l'invettiva, i tuoi capi sono ribelli e complici di ladri, tutti sono bramosi di regali, ricercano tangenti, non rendono giustizia all'orfano e alla causa della vedova fino a loro non giunge. Ecco, quindi c'è innanzitutto il peccato di ribellione. Ecco, tra i tanti eh, modi con cui si può indicare il peccato nella Bibbia il peccato di ribellione è il più, eh, il peccato di ribellione è, il più è il più grave, perché c'è una ribellione frontale nei confronti di Dio complici di ladri. La ribellione poi dice subito dopo complici di ladri, di ladri. perciò abbandonato Dio eh, si, si sceglie l'iniquità, si sceglie il ladrocinio, il diventare eh, malfattori, ecco, lo si, lo si sceglie, si sceglie questa via in modo cosciente, ecco, questa è la ribellione. Poi c'è la corruzione, tutti sono bramosi di regali, ricercano tangenti, questo è molto attuale in un mondo come il nostro dove c'è una corruzione che fa paura. Ecco, adesso per, per ricordare qualche cifra, alcuni hanno calcolato quanto costa in Italia la corruzione sono circa 360 miliardi. Ecco, eh, quando il popolo si, si corrompe c'è ecco, eh, sempre di mezzo anche il denaro, ecco, eh, bramosia di regali, i donativi, ecco, per ringraziarsi casomai un futuro cliente. O un amministratore e poi le tangenti. E poi, eh, oltre a questo, viene meno quello che abbiamo visto anche la, nella pericope precedente: non rendono giustizia all'orfano e alla vedova, e non difendono la causa della vedova, cioè eh, la dimenticanza di questi precetti così importanti della Torah, della legge di Mosè. Di preoccuparsi e di beneficare soprattutto quelle categorie che erano le più deboli in Israele. Eh, L'orfano e la vedova, non avevano risorse, e spesso dovevano eh, andare all'elemosina, ecco, quando, quando moriva il padrone di casa, ecco. E questo è il ritratto della città fedele, come era diventata il versetto 21 23, ecco il ritratto del peccato di Gerusalemme, come Dio la trova al tempo di Isaia, ecco. E perciò versetto 24, perciò il Signore gli aveva delle schiere. Il potente di Israele dice: Ecco, allora qui è Yahweh che parla, è Dio stesso, e, e Dio dice: Guai, troverò soddisfazione dai miei avversari, mi vendicherò dei miei nemici, stenderò la mia mano su di te, purificherò le tue scorie come soda, eliminerò da te tutto il piombo. Renderò i tuoi giudici come una volta, i tuoi consiglieri come al principio. Dopo ciò sarai chiamata città della giustizia, città fedele. Sion sarà redenta con il giudizio, i suoi rimpatriati con la giustizia. Ecco, questo passaggio è molto interessante. Perché c'è un guai, inizia con un guai, la parola di Dio. Il guai l'abbiamo già visto, vuol dire sta attento perché se continui così vai a finire male. E, guai vuol dire anche che c'è un castigo già preordinato, già preparato da Dio. E, il Signore parla, dice che troverà soddisfazione dai suoi avversari. E si vendicherà dei suoi nemici lo dice al versetto 24 e, ma che cos'è questa vendetta la vendetta di dio ecco qua è un, è un elemento molto interessante eh, la vendetta di dio non è una non è uguale alla vendetta umana ecco si fa vendetta tra gli uomini per avere soddisfazione e si distrugge si ammazza si uccide Invece Dio dice di fare un'altra cosa, la vendetta di Dio è tutta un'altra cosa. Stenderò la mia mano su di te, purificherò le tue scorie come soda, eliminerò da te tutto il piombo. Ecco, allora c'è una... La vendetta di Dio è la restaurazione del popolo e la purificazione. È chiaro che passare qui c'è l'immagine del crogiolo ecco come fa l'orafo che fa fondere il metallo prezioso in modo che tutte le scorie vengano in superficie per poi tirarle via e purificare loro quindi la purificazione del crogiolo può essere anche dolorosa, come vedremo poi successivamente nel libro di Isaia. Ecco, ed Dio lo può fare anche con un popolo, come vedremo l'esilio a Babilonia è un crogiolo. Però dove vengono alla luce tutte le scorie e Dio può nettare il suo popolo, può purificarlo, può purificare loro sopraffino, che sono in metafora i suoi fedeli. E poi eh, la vendetta di Dio è che mh, la nazione sarà, eh, sarà restaurata, i giudici al versetto 26 eh, saranno come una volta. I consiglieri come al principio, ecco sono i grandi del regno che prima erano corrotti e, e omicidi, e invece Dio li, li riporterà allo stato eh, primi, primitivo, quando la nazione era nata e quando eh, regnava. Si potrebbe così dire: regnava la Torah, regnava la legge di Mosè. Ecco, questa è la vendetta di Dio. E dopo aver, passato, aver fatto passare il, il popolo per il, cro, il crogiolo, Dio dice, dopo ciò sarà chiamata città della giustizia, città fedele. Sion, Sion sarà redenta con il giudizio, i suoi rimpatriati, qui si potrebbe tradurre anche i suoi convertiti, il verbo ebraico ammette tutti e due i... I, i significati i suoi rimpatriati con la giustizia um, i rimpatriati indicherebbe il ritorno dall'esilio che ne parlerà su, su, successivamente Isaia i convertiti sono quelli che abbandonano il peccato tornano indietro da una strada che perseguivano che non era buona e, e poi c'è l'invettiva invece contro i ribelli e i peccatori. Ecco, la vendetta del Signore è ristabilire il suo popolo, restaurarlo e purificare eh, il suo popolo. E poi c'è un castigo anche invece per quelli che hanno fatto andare in rovina la città e il, il paese, la nazione e questi andranno in rovina versetto 28 dice in rovina tutti insieme finiranno ribelli e peccatori e spariranno quanti hanno abbandonato via ecco eh, qui eh, io ho tradotto spariranno perché il verbo vuol dire così eh, in quella forma alcuni tradiscono Traducono periranno, ma è sbagliato. Dio non vuole la morte del peccatore, dice la Sacra Scrittura, ma che si converta e viva, ecco, spariranno quanti hanno abbandonato Yahweh, e qui c'è un, un elemento importantissimo che la Scrittura, la scrittura sottolinea in tantissimi luoghi: ecco, abbandonare il Signore è l'inizio della, della corruzione ecco, e della perdizione. Ecco, il peccato viene quando si abbandona Yahweh, quando, si abbandona, eh, quando non si ascolta più la sua legge, quando non si ascolta più la sua parola. Ecco, il peccato non è considerato dalla Bibbia mh, come mh, una... Uno sbaglio di prospettiva, ecco, in certi casi c'è anche questo, ma la radice del peccato è abbandonare Yahweh, è l'apostasia che può essere, eh, si può concretizzare sia in modo palese, ma molte volte anche in modo, in modo subdolo, ecco. Casomai eh, a quel tempo eh, queste persone andavano al Tempio anche loro, però avevano abbandonato quelle che sono le leggi più importanti, eh, che dove, dove devono governare la prassi umana, l'agire umano. E quindi eh, anche Isaia, come tanti profeti, mh, ci trasmette qual è. La radice del peccato è l'aver abbandonato il Signore, aver perso la fede, aver perso la, la prospettiva eh, di vita che, che il Signore ci suggerisce. E al versetto 29 vediamo che abbiamo tradotto bene: e dice: spariranno quanti hanno abbandonato Yahweh perché ci sarà un ritorno a lui. Infatti al versetto 29 eh, il, il profeta dice, vi vergognerete delle querce che avete desiderato, rimarrete confusi dei giardini che vi siete scelti, poiché sarete come quercia dalle foglie avvizzite, come un giardino senza acqua, e sarà il forte come stoppa e la sua opera come scintilla. Bruceranno tutti e due senza che vi sia chi spegne. Ecco, e che cosa sono le querce che avete desiderato? L'idolatria comportava dei sacrifici fatti di solito sulle alture, e sotto, sotto gli alberi si sceglieva un albero bello maestoso. E e si sacrificava ad esempio uh, agli idoli oppure alla regina del cielo, o ancora, ancora peggio al sole, alla luna. Ecco, il popolo era ritornato all'idolatria. E così con anche i giardini che dice subito dopo. Eh, vi vergognerete e, vi, e rimarrete confusi delle vostre querce, dei vostri giardini, cioè dei vostri simulacri. Ehm, Pagani a cui siete tornati, ecco, e avete dimenticato Yahvé, avete abbandonato Yahvé. E, e probabilmente in quello che dice dopo c'è una metafora dell'esilio, ecco, con il castigo il popolo eh, riflette e, e vede l'umiliazione, eh, ricorda. Vede l'umiliazione in, in un paese straniero e si ricorda di come si viveva bene sotto l'ombrello della legge di Mosè, eh, come si viveva bene nel proprio paese, mentre in Babilonia erano divenuti un popolo di, di esuli e di schiavi. Eh, e questa condizione viene riportata da Isaia eh, in metafora. Ecco, quelle querce che avete, che avete scelto per l'idolatria, se sarete voi stessi, che sarete come delle querce dalle foglie avvizzite, e i giardini la stessa cosa, come un giardino senza acqua che secca al primo sole. E, e sarà il forte come stoppa e la sua opera come scintilla. Bruceranno tutti e due cioè l'adoratore è ciò che viene adorato senza che vi sia chi spegne. Ecco allora qui eh, <coughs> i forti della nazione, i forti di Israele saranno come stoppa, la stoppa è la corda fatta di, eh, di vimini ecco, che, che si strappa. Ecco, che non dura, e l'opera come scintilla vuol dire un'opera che non conta niente perché non dura, le scintille svaniscono quasi immediatamente, e, e poi dice: bruceranno tutti e due, l'albero e il suo adoratore, e, senza che vi sia chi spegne. Ecco, il fuoco rappresenta il crogiolo ancora una volta ecco, il crogiolo si mette sul fuoco per fare fondere ehm, il materiale prezioso e per purificarlo ecco quindi ehm, come vedremo dopo leggeremo anche un passo molto significativo la vendetta del signore c'è c'è il castigo ma è sempre per un esito finale positivo che è la conversione. Alle volte per convertirci il Signore deve squinternare la nostra vita, per farci riflettere, eh, succede così anche a livello individuale e qui lo fa con un popolo intero. È uno sconvolgimento totale, il popolo rimane senza città, senza tempio, senza culto, senza terra e in quei 70 anni della deportazione riflette e ritorna al Signore, e poi ci sarà il ritorno in Giudea dopo 70 anni di, di esilio. L'elemento, a mio parere, più suggestivo di questa pericope è il tema della vendetta di Yahweh. Eh, perché, perché Dio non è come gli uomini eh, che rendono occhio per occhio e, e dente per dente. Eh, nel caso di un peccato molto radicato nel popolo, come abbiamo visto, eh, Dio prevede, prevede un cammino prevede un ritorno, prevede una restaurazione e lo vedremo nella pericope successiva, ecco, che si parla anche dei tempi messianici, molto interessante. La lungimiranza di Dio, il vedere lontano, il preparare le cose molto prima ecco, e predisporre un cammino di... Di conversione, di purificazione, di restaurazione, di senso del peccato e confusione e vergogna, che però sono viste in senso positivo. La confusione e la vergogna ci fanno capire ehm, gli errori e ci fanno ritornare indietro. Ecco. E quei famosi rimpatriati di cui abbiamo parlato nella pericope di oggi possono essere anche i convertiti. Il verbo ebraico shuv vuol dire sia ritornare nella propria terra, ma vuol dire anche ritornare a Dio. Ecco, il peccato è visto in modo, nell'ebraico, come imboccare una strada sbagliata e da cui si deve fare ritorno, cioè la conversione. E, e quindi questa lungimiranza di Dio, questo suo modo di fare, questo, eh, pro, questa volontà di progettare un qualcosa di bene in cambio del male invece di vendicarsi, anche se si chiama la vendetta, Isaia la chiama la vendetta, ma non è una vendetta. La vendetta di Dio è contro il peccato e non contro il peccatore. Dice infatti, si dice infatti che Dio odia il peccato e non il peccatore. E, e, e quindi questi termini e questi, queste parole di Dio eh, ci fanno meditare sulla bontà del Dio d'Israele, del nostro Dio, del Dio e del Signore nostro Gesù Cristo. Io ho preso per concludere un passo dalla, dal Libro della Sapienza, al capitolo 11, che parla appunto di questo, della moderazione del Signore, della sua lungimiranza. E dice... Prevalere con la forza ti è sempre possibile. Chi potrà opporsi al potere del tuo braccio? Tutto il mondo davanti a te come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti perché tutto tu puoi. Non guardi i peccati degli uomini in vista del pentimento perché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi, o conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli e li ammonisci ricordando loro i loro peccati, perché rinnegata la malvagità, credano in te, Signore. Pace bene a tutti e buona giornata.